Siamo in compagnia del professor Antonio Masala, docente di filosofia politica nel Dipartimento di Storia Politica dell'IMT Alti Studi di Lucca. E il professor Masala si occupa da tempo della tradizione liberale contemporanea e ha dedicato particolare attenzione alla figura di Bruno Leoni, per il quale ha scritto la prima biografia intellettuale, Il liberalismo di Bruno Leoni, edito da Rubbettino nel 2003. E ha curato la pubblicazione di numerose altre opere. Tra le sue pubblicazioni più recenti segnaliamo il volume Crisi e rinascita del liberalismo classico per ETS nel 2012 e alcuni saggi sulla trasformazione della filosofia politica nel secondo dopoguerra e su Margaret Thatcher e il cambiamento della cultura politica in Gran Bretagna. Rivolgiamo al professor Masala alcune domande a partire dagli spunti interessantissimi emersi nel corso della lezione che ha tenuto nell'ambito della scuola di liberalismo von Mises di Catanzaro. Partiamo dall'origine, professor Masala. Chi è Bruno Leoni? Bruno Leoni, dopo essere stato dimenticato per quasi un trentennio dopo la sua morte, morì nel giovane nel 1967, è oggi riconosciuto come uno dei più importanti e originali pensatori nel liberalismo italiano. Si formò a Torino alla scuola di Gioele Solari, quindi la scuola nobile del pensiero politico italiano di quegli anni, ebbe una brillante carriera accademica a Pavia, fu negli anni in cui ero in vita come grande combattente, opinionista nel Sole 24 Ore, organizzatore di grandi conferenze, ma sia quando era in vita, sia per tanti anni dopo la sua scomparsa, in Italia il suo pensiero fu poco capito, più che poco apprezzato, poco capito, perché si muoveva su dei binari molto diversi da quelli della cultura politica italiana. Leoni ebbe molto più successo e venne molto più apprezzato all'estero, nell'ambiente del liberalismo classico, ebbe dei ruoli molto importanti all'interno della Montpelier Society, che è forse la più importante associazione liberale mondiale ancora oggi, ma in Italia fu poco capito. Quali possiamo dire, professore, essere i pilastri del suo pensiero? Ma i suoi pilastri, a mio giudizio, ruotano intorno a quelle che sono le due opere più importanti. Una è un'opera che è conosciuta in tutto il mondo, ed è il libro Freedom and the Law, che venne fuori da un ciclo di seminari che Leoni tenne in California nel 1958 insieme a Friedman e ad Hayek, ed è un libro che fu pubblicato appunto in inglese e tradotto in italiano come La libertà e la legge solo nel 1995 a cura di Raimondo Cubeddu, questo per dare idea di quanto appunto il suo pensiero fosse stato poco capito e apprezzato in Italia. E in quest'opera c'è un parallelo fortissimo tra la pianificazione da un lato e la legislazione come entrambi elementi di un processo centralizzato di controllo dell'economia e di controllo del diritto che non funziona, a cui viene opposto dall'altra parte un binomio diverso, che è quello del libero mercato e della tradizione del diritto romano e della common law, che è un modo di produrre gli scambi economici e un modo di produrre il diritto a partire dagli individui. Questo è il primo polo della riflessione di Leoni. Il secondo polo è quello che ruota intorno a un'opera che è meno conosciuta, perché Leoni ebbe modo di concludere la sua riflessione ma non ebbe modo di esporla in maniera sistematica, di sistematizzarla. Quindi su questo secondo polo della sua riflessione si sono persi un po' i riferimenti bibliografici che adesso sono stati ricostruiti ed è stato pubblicato qualche anno fa un libro da Liberi Libri di Macerata che si intitola Il diritto come pretesa. Appunto, il diritto come pretesa è il secondo polo della riflessione di Leoni ed è un tentativo di ricostruire la formazione del diritto e la formazione della politica dello stesso Stato a partire dalle azioni individuali, quindi a partire dallo scambio delle pretese legittime degli individui e dallo scambio dei poteri degli individui, da cui nascono appunto il diritto e lo Stato. Nel corso della lezione sono emersi alcuni punti di contatto molto significativi con Mises, quindi Leoni, Mises, quali possiamo dire essere i punti cardine di contatto?
Beh, Leoni incontra, diciamo così, Mises alla fine degli anni 40 ed è un incontro molto naturale perché negli scritti giovanili di Leoni si possono, quando ancora non conosceva Mises, non aveva letto probabilmente nulla di Mises, si possono trovare dei punti già lì di contatto molto interessanti, ossia Leoni cerca di elaborare delle teorie e dei criteri per interpretare l'azione umana. E partendo da quella che è la riflessione di Mises nel campo economico, fa una trasposizione dei meccanismi misesiani al campo del diritto. Quindi applica le teorie misesiane scoperte nell'ambito dell'economia, di spiegazione dell'azione umana, partendo dall'attore economico, li applica al campo del diritto. E in questo la teoria della pretesa è una brillante rielaborazione del fertile insegnamento misesiano, appunto, in quello che è il campo del diritto. Lei citava la lunga collaborazione da editorialista con 24 ore all'epoca, appunto a cura di Bruno Leoni. Qual è l'attualità oggi di Bruno Leoni, che peraltro è riscontrabile dalla raccolta di questi affascinanti editoriali, e poi possiamo ripartire oggi da Bruno Leoni per riformare l'Italia e superare la crisi? Ma io direi di sì, perché sono convinto che qualunque cambiamento, anche in un paese come l'Italia, deve essere prima di tutto un cambiamento culturale. Se crediamo nelle possibilità di un cambiamento politico e culturale, dobbiamo credere alla possibilità delle idee e delle conseguenze delle idee. Leoni, nei suoi tanti scritti, alcuni più divulgativi, altri più tecnici e magari difficili, ci ha sempre dato grandi spunti per capire la realtà e i problemi attuali anche oggi dell'Italia, e quindi in questo senso è un grande autore che veramente ci può portare a una riflessione sui problemi attuali e darci una spinta proprio culturale di cambiamento delle idee delle persone su come uscire dalla crisi che stiamo vivendo oggi. A questo proposito mi fa anche molto piacere ricordare che quello che il think tank italiano che più sta operando in questa direzione, anche di un cambiamento della politica e della cultura italiana in senso liberale, sia appunto intitolato a Bruno Leoni, ossia l'Istituto Bruno Leoni di Torino. Che cosa pensava, per concludere, professore Masala, Bruno Leoni delle elezioni? Beh, Bruno Leoni in Freedom and the Law, La libertà e la legge, che è la sua opera più famosa, fa una battuta abbastanza fulminante sulla rappresentanza e la legislazione, che vede come un binomio legato inscindibilmente, e ci dice che la rappresentanza e la legislazione sono il grande mito di questo secolo. Pensiamo che siano la panacea di tutti i mali, che una cosa sia sempre legittima perché viene fatta dai rappresentanti eletti, ma non è così. E i risultati negativi di questa erronea concezione di una democrazia senza limiti, in cui i governi si ritengono autorizzati a fare tutto soltanto perché sono stati eletti, è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Grazie a voi.